Angelo Pitrone, oggi si presenta il tuo ultimo testo di fotografie, Agrigento Intima. Vogliamo partire dal titolo? Sì, intima nel senso che è una città che io ho immaginato, ho fotografato nel corso degli ultimi 16 anni per il piacere di far fotografie dentro la città. Non è un libro che nasce da una committenza, non nasce per essere un libro, sono delle foto nate per il piacere personale, quindi intimo, e raccontano la mia città, il luogo dove vivo, il luogo dove lavoro. Ami definire la fotografia la memoria della luce. Ecco, che memoria viene fuori dal testo? Sì, la fotografia intanto è comunque un documento, nel senso che ha bisogno un correlativo reale di fronte da rappresentare, non è la tela bianca che il pittore riempie con i pennelli. La fotografia è un pezzo di mondo ritagliato dalla fotocamera, in questo senso è qualcosa che appartiene al reale, anche se poi le tecnologie, gli obiettivi, la fantasia di chi opera la manipolano e la trasformano, ma in realtà non è poi così oggettiva la fotografia come si è ritenuto in passato. È comunque la creazione di una mente umana. Ed è soprattutto un punto di vista. Ce n'è uno in particolare che prediligi? Sì, io ho un modo mio di raccontare per fotografie, è quello di raccontare luoghi con le tracce del passaggio dell'uomo, dove ci prevalgono i segni del vissuto, nei muri, negli oggetti, nelle strade, nelle cose. La figura umana è assente. Questo può sembrare anomalo, può sembrare strano, però io ritengo che la figura umana è presente attraverso quello che ha lasciato nei luoghi, quello che ha una sorta di archeologia dell'uomo. Dottore Liotta, lei è l'editore del testo che si presenta oggi, Agrigento Intima di Angelo Pitrone. Qual è il valore aggiunto di un testo di fotografie? Si diceva scripta manent, ma anche la foto stampata resta. Ma in una nota dell'editore che chi prende il libro troverà, io ho scritto che con queste foto si modifica quello che è il senso della fotografia e il valore della fotografia, perché praticamente noi ci troviamo di fronte a immagini che raccontano il vissuto di un territorio, di una città, dalle sue origini sino ad ora, e dove protagonista maggiore è l'arenaria. E quindi è un libro tattile, visivo, poetico, cioè questo è un qualcosa che modifica i canoni della fotografia, per questo è un'opera importante, non vorrei esagerare dicendo che è sicuramente la più importante che sino ad ora ha prodotto Angelo Pitrone. È stampato in una maniera, mi permetto di dire, egregia, un libro in quadricromia con una verniciatura finale delle foto, formato grande, 29x24, sono 100 fotografie, un libro veramente magnifico. Beniamino Biondi, lei ha dato un contributo notevole al testo, Angelo ci ha messo le foto, lei le didascalie, ecco che cosa hanno suscitato in lei le foto di Angelo Pitrone?
Quando Angelo mi ha coinvolto per questo progetto, chiedendomi di scrivere le didascalie per il suo libro, ho immediatamente accettato, raccogliendo un'autentica sfida. Ho voluto provare quanto la mia visione della città, la mia Agrigento intima, potesse armonizzarsi, ovvero confliggere con la visione di Angelo Pitrone. E ciò è accaduto attraverso proprio la scrittura di questi brani, che sono delle traduzioni, delle sensazioni che ho ricevuto guardando le foto di Angelo. Foto che spaziano dal centro storico più ventroso di Agrigento sino alla costa e alla Valle dei Templi. È un racconto di Agrigento stratificato, estremamente complesso, che ho cercato di rendere non con delle semplici didascalie, quindi delle illustrazioni, delle mere illustrazioni alle fotografie, ma con dei testi letterari e poetici che, attraverso anche l'uso ragionato delle citazioni, potessero trasferire in fondo un'architettura estremamente complessa della storia e della cultura della nostra città. Credo che sia ben riuscito il risultato. Il volume è davvero un'edizione di grande prestigio e restituisce adesso ad Agrigento, in estrema sintesi, la complessità della sua storia, ma anche le tensioni culturali che vi si agitano dentro. In un tempo in cui l'immagine si consuma, si posta, si condivide, qual è il valore aggiunto di un testo di fotografie stampato? È il senso della permanenza del tempo nella storia. È il senso della non riproducibilità evanescente delle immagini che passano sui social network, ed è il senso anche probabilmente della capacità analitica dell'uomo di interpretare attraverso le immagini non soltanto il presente, ovvero il momento a cui le foto si riferiscono, ma anche in qualche maniera le proiezioni possibili del futuro. E questo è possibile soltanto attraverso la vecchia, antica e straordinariamente bella formula del libro scritto.